Gentili signore e signori, un cordiale buonasera da Andrea De Luca e da Marco Saligari. La splendida Piazza dei Martiri a fare da cornice nel cuore di Carpi all'ultima tappa della settimana internazionale di Coppi e Bartali, una cronometro individuale, la chiesa di Santa Maria dell'Assunta che domina la Piazza dei Martiri, una delle più grandi in Italia, e questa è la veduta aerea di Carpi. E allora siamo alle battute conclusive, quinta e ultima tappa, Marco Saligari. Quinta e ultima tappa, una finale con una cronometro di 18 km e 600 metri, completamente pianeggiante. Le uniche insidie nei primi chilometri, dove ci sono planimetricamente diverse curve da affrontare, più o meno nello stesso punto per i corridori. Quando sono al rientro verso l'arrivo di Carpi, stesso chilometro e mezzo con diverse curve da affrontare e il vento che spira abbastanza forte quest'oggi. Adriano Amici, presidente del gruppo sportivo Emilia, che da anni ormai organizza la rassegna della settimana internazionale del Coppi e Bartali, può essere soddisfatto perché ha portato delle novità quest'anno, specialmente lo sterrato libero al velodromo di Forlì, tutto molto bello. Qui andiamo a vedere un percorso in cui vi segnaliamo la presenza di un forte vento che potrà caratterizzare le prestazioni degli atleti. È così, soprattutto nelle prove contro il tempo i corridori hanno la ruota lenticolare posteriore, quindi questo sicuramente con il vento non facilita la conduzione della bicicletta, e lo vediamo proprio da questa planimetria. Ci sono il tratto pronti via e quando ritornano con diverse curve da affrontare, alcune anche abbastanza insidiose. Siamo prossimi con le immagini registrate della regia di Edisei alla partenza, con l'ultimo in classifica generale che parte per primo, e quindi il corridore Work Service Brent Sion. Qua vediamo l'alternarsi delle partenze proprio all'ombra della chiesa che è stata per anni restaurata dopo il terremoto del 2012 che aveva colpito tutta la zona del Mondenese. Carpi ne aveva fatte le spese nel suo centro storico, proprio la chiesa di Santa Maria Assunta che è stata oggetto di lavori per parecchi anni. Allora, classifica generale molto racchiusa e quindi non sarà banale questa cronometro di chiusura, perché Mauro Schmidt ha solo 14 secondi di vantaggio su James Shaw, con Walter Calzoni, miglior italiano, terzo in classifica generale, 28 secondi. Poi Brambilla è quarto a 35 secondi, Pozzovivo è quinto a 43 secondi, quindi una classifica generale che questa mattina sorride ai colori italiani, con tre corridori messi vicinissimo alla prima posizione. Qua vediamo la partenza di Corso Cavassi, caratterizzata dal ciottolato, e poi Ben Healy in sesta posizione, campione nazionale irlandese a cronometro, che ha un ritardo di 44 secondi, 56 secondi di ritardo per Mark Padun, Sean Quinn a 1:17, qua si va oltre il minuto, quindi. E allora, attenzione, andiamo a vedere uno degli attesi protagonisti per la vittoria della frazione, ovvero Josef Cerny, Soudal Quickstep. Lo vediamo, il corridore della formazione belga. E lui è anche un corridore che fa spesso delle ottime cronometro, e vedremo se quest'oggi sarà come sempre all'altezza della prova contro il tempo. E qui andiamo a vedere la soluzione tecnica scelta da Josef Cerny. Qua più o meno tutti i corridori lenticolare dietro con ruota ad alto profilo davanti, una scelta anche che va a premiare proprio la possibilità di fare grande velocità. Questo invece è Michael Hepburn, corridore anche questo da tenere d'occhio, un cronoman, l'australiano, viene dalla pista, soprattutto tantissima pista, più volte campione del mondo nelle specialità dell'endurance in pista, e quindi altro atleta che nelle prove contro il tempo ha già in passato figurato molto bene. E quindi già subito due atleti molto interessanti da seguire naturalmente per quanto riguarda la vittoria di tappa. Ed ecco Hepburn che si appresta ad andare a raggiungere già il corridore partito un minuto prima di lui, segnale che sta facendo un'ottima prova.
Ricordiamo che sono 18 chilometri, qualche centinaio di metri, quelli del percorso di questa tappa conclusiva della settimana internazionale di Coppi e Bartali. E qua la difficoltà di questo percorso è soprattutto nella parte cittadina, perché poi escono nella campagna fuori Carpi, e allora ci sono... Intanto attenzione con la nostra sintesi, siamo all'arrivo e fa segnare nettamente il miglior tempo Josef Serny. Fa meglio di 45 secondi dal miglior tempo prima del suo arrivo. Quindi... Abbiamo vinto una tappa del Giro d'Italia ad Asti, famosa tappa del Giro d'Italia, perché sì, doveva essere la Morbegno Asti, divenne la Abbiategrasso Asti. Non partì da Morbegno la tappa, ripartì invece da Abbiategrasso dopo consultazioni tra corridori e vertici del Giro d'Italia. Josef Serny fece praticamente una cronometro nel finale per andare a vincere ad Asti, l'unica sua tappa vinta in un grande giro. Adesso vedremo se riuscirà a portarsi a casa la frazione. Altro grande specialista, Rémi Cavagna, abbiamo detto già di lui. Grande favorito, questo è il grande favorito di giornata, perché lui è abituato, già campione nazionale francese della prova contro il tempo nel 2020 e nel 2021 anche campione nazionale francese della prova in linea. Ed è diverso essere campioni nazionali della Repubblica Ceca, della Francia, vista la qualità del movimento francese. Rémi Cavagna aveva infatti impensierire molto Filippo Ganna, Giro d'Italia di qualche anno fa. Il TGV di Clermont-Ferrand, eccolo qua. Già vincitore in questa settimana internazionale di Coppi e Bartali, ha esordito alla grandissima con quel bellissimo assolo in occasione della prima tappa, quella con un arrivo a Riccione. Sì, in pratica l'aveva già fatta anche lì la cronometro. Si era scaldato. Tenendo dietro il gruppo in solitaria, dietro si alternavano a darsi i cambi, ma è stato imprendibile Rémi Cavagna, che poi ha consegnato la maglia di leader della generale al suo compagno di squadra Mauro Schmidt, che come dicevamo oggi la dovrà difendere dagli assalti, io credo, dai corridori dell'Education First, che sono i più attrezzati a prova contro il tempo, in particolare quello che è lì vicinissimo a lui a soli 14 secondi in classifica generale, ovvero James Shaw, il britannico. Intanto sta arrivando Hepburn, tempo interessante, attenzione, allora guardiamo la grafica del cronometro perché è in vantaggio su Josef Serny, e quindi Serny in seconda posizione, miglior tempo per il corridore australiano del team Jayco Alula, Michael Hepburn, 22:30. Attenzione all'arrivo dell'atleta da Tudor, dovrebbe essere Suter. Vediamo Suter, sì, Joel Suter, infatti all'intermedio lo davano con un ottimo tempo, si conferma anche la seconda parte, un po' frenato dal vento in faccia, soli 7 secondi di ritardo per lui. Seconda posizione, quindi va a chiudere con il tempo di 22:37 contro i 22:30 di Michael Hepburn. E in terza posizione Serny, ma attenzione che Rémi Cavagna può andare a... Sì, va a stravolgere nuovamente la prima posizione, perché... con quasi 18 secondi di vantaggio sull'australiano sposta l'alticella a 22:12 secondi. Bravissimo Rémi Cavagna. Questo è un tempo che non sarà facile da battere. L'unico corridore arrivato fin qui dei migliori che è riuscito ad abbattere la barriera dei 50 km orari, 50.24 proprio per Rémi Cavagna. Gaislem Riese, corridore olandese della Jumbo Visma, lo vediamo seguito dalle telecamere, andiamo a vedere. Quindi Rémi Cavagna, l'alticella l'ha posta bene in alto, Rémi Cavagna ha messo quasi un'ipoteca sulla vittoria di tappa, perché poi sarà molto interessante andare a vedere quali saranno i cambiamenti nella generale, se ci saranno i cambiamenti in classifica generale. Eh sì, soprattutto perché sono vicini, 14 secondi dividono Mauro Schmidt, il primo in generale, nei confronti di Shaw, James Shaw, il britannico della EF, in seconda posizione. Ma soprattutto interessante la lotta per il podio, perché da Walter Calzoni, l'italiano che è in terza posizione, al settimo Padun, sono divisi queste posizioni da solo 28 secondi, quindi lì sarà soprattutto una lotta interessantissima. Intanto seguiamo l'evoluzione di Lemriesen, lontano comunque dai tempi
fatti segnare dai migliori corridori, il corridore della Jumbo Visma, e quindi ci dà anche modo di fare un ragionamento più ampio su quella che è stata questa edizione, la settimana internazionale di Coppie Bartali, con questa prima tappa di Riccione. Intanto qua vediamo proprio l'abilità dei corridori, queste curve, doppie curve, e loro devono buttare giù la bicicletta, tra l'altro biciclette a cronometro Gabburo, che sono nettamente migliorate. Questo è Davide Gabburo, è il secondo migliore della sua squadra, meglio posizionato di lui c'è Luca Covili per la Green Project Bardiani CSF Faisanet, e quindi ha un distacco superiore ai 2 minuti e mezzo in classifica. Tanto andiamo a vedere l'arrivo dell'atleta olandese. Massimo sforzo per lui nel tratto in ciottolato da Corso Banti, girano per Piazza dei Martiri. Milan Bader lontanissimo, 1 minuto e 54 secondi per il corridore più bravo quando la strada si inerpica che non nella lotta contro il tempo. Abbiamo parlato di Gabburo, inquadrato ancora in questo momento, si devono impegnare a fondo anche gli atleti della Green Project Bardiani CSF Faisanet, perché comunque devono difendere una terza posizione in classifica generale a squadre, quindi un'ottima posizione proprio alle spalle dell'Education First prima e Jumbo Visma seconda. E vediamo qui Gabburo, protagonista spesso anche nei grandi giri di lunghe fughe da lontano, Davide Gabburo, dall'Androni alla Green Project Bardiani CSF Faisanet, ormai è dalla corte dei Reverberi da qualche anno, questo è Knox, e tra l'altro un Gabburo proprio che andava a sottolineare i miglioramenti che ci siano stati in seno alla squadra. Sappiamo che con l'entrata del nuovo sponsor è diventata una squadra più ricca e quindi ha cambiato completamente lo staff che cura la prestazione degli atleti, l'alimentazione, c'è stata una rivoluzione all'interno della squadra dei Reverberi e i frutti si iniziano a vedere. Squadra molto giovane, tra l'altro, molto giovane. Intanto Gaes Lemerise l'abbiamo visto pedalare a inizio e un tempo di 2 minuti che non verrà ricordato, no, ai posteri. Di 2 minuti più alto, sì. Coppie Bartali, quindi, che si giocherà sul filo dei secondi come tradizione di questa gara a tappe, che ha proposto delle frazioni molto interessanti. Intanto eccolo qua nella nostra sintesi filmata, ma va oltre i 2 minuti Davide Gabburo, 2:01 di ritardo, quindi anche per lui un cronometro non di primissimo piano. No, lontanissimo sicuramente dal tempo fatto registrare da Rémi Cavagna, anche Knox, compagno di squadra proprio del leader provvisorio, in grave ritardo in questo momento, anche per lui non una grande cronometro. E qui andiamo a vedere invece l'atleta della Eolo Cometa, squadra, ricordiamo, che è praticamente un sodalizio italo-spagnolo ed è Tercero, il neoprofessionista spagnolo Fernando Tercero, che si è reso protagonista in alcune tappe e adesso sta provando a fare il suo meglio in questa cronometro. Ci hanno provato anche i corridori del team Eolo a mettersi in luce nelle numerose fughe che ci sono state in questa settimana. E ha pagato molto il vento contrario nei tratti che vanno nella seconda metà praticamente di questa cronometro, si trovano il vento in faccia, molto leggero. Knox, ottimo scalatore, il corridore del Soudal Quick-Step, e anche lui però non brillantissimo nelle prove contro il tempo, anche perché nulla aveva da chiedere comunque, aveva detto anche questo Marco, ci sono dei corridori, l'unica preoccupazione a volte nella cronometro finale è il tempo massimo. Sì, soprattutto quei corridori che sono lontani in classifica generale, quindi non hanno una posizione in generale da difendere e non sono spesso degli specialisti della prova contro il tempo, quindi sicuramente usano i materiali, provano il materiale, ma anche da un punto di vista psicologico non hanno nulla da chiedere nella prova contro il tempo, e proprio per questa ragione si fanno solitamente delle prove tecniche. Ai nostri tempi tanti direttori sportivi addirittura non volevano neppure che ti impegnassi. Ti multavano se vedevano che ti impegnavi troppo, perché magari c'era da tirare il giorno dopo, quindi dovevi conservare le energie. Nell'ottica del ragionamento di squadra comunque non faceva una grinza, ragionamento
De Tir, bingo, ieri che tappa che ha fatto Alex Higuerin, corridore francese della formazione della Vallonia, che ha fatto veramente un'impresa, quasi 100 km da solo, 100 km in solitaria per arrivare a Fiorano Modenese. Fernando Tercero, dicevamo, neoprofessionista, lontano anche lui, sì, oltre i due minuti. Tornando a Guerin invece, ieri doppia bella prestazione, perché ha vinto la tappa e ha consolidato la vittoria anche della maglia verde di leader del Gran Premio della Montagna. Adesso affronta questa curva non con poche difficoltà. C'è proprio uno scalino nella posizione in cui loro devono piegare la bicicletta, non semplice per Floris de Tir, questa curva secca a 90 gradi, e poi subito in posizione aerodinamica per il corridore belga. È un cronometro in cui hai poco da distrarti, perché sono pochi i rettilinei su strada ampia. Già questo è un tratto di strada, quando vedi il cartello dei meno 12, sì, molto ristretto, basta un minimo di distrazione. C'è il vento, c'è il forte vento, e poi qui non hanno più dei grandi cambi di direzione, pochi cambi di direzione, però il tratto più difficile è quello che va dal meno 9 al meno 6 km all'arrivo, perché sono 3 km abbondanti, tutti con un forte vento in faccia, contrario. Luca Covili corre in casa, il ragazzo della Green Project Bardiani CSF Faidanè, è a 1,33 di distacco dal capolista Mauro Schmidt ed è quindicesimo in classifica generale. E allora andiamo a vedere l'arrivo di Floris de Tir, poi torneremo sicuramente su il corridore emiliano. Qua de Tir chiude con 44,4, 2,56, tempo alto. Qua andiamo a vedere il rischio corso da Marc Padun, che è un ottimo cronoman. Marc Padun, l'ucraino, cresciuto in Italia ciclisticamente nella provincia di Bergamo, prima Palazzago, poi Kolpak. E qua ritorniamo su Luca Covili, ha provato il percorso al mattino, l'abbiamo avvicinato e ha proprio raccontato delle difficoltà di queste raffiche di vento e di quanto cambiasse la velocità addirittura nella seconda fase. Non andava oltre i 35 km orari, mi diceva Luca Covili, proprio perché il vento, che tra l'altro stamattina era anche più impetuoso, più forte, era dritto, contrario in faccia ai corridori. È proprio così, e quindi bisognava gestirsi, perché eravamo già a rientro verso l'arrivo di Carpi in quella fase con il forte vento contrario, quindi bisogna gestirsi bene, arrivare lì ancora con energie, perché altrimenti la velocità cala in maniera sensibile. Leo Hayter, vincitore del Giro d'Italia Under 23, ottimo cronoman nella categoria Under 23, grandi risultati per lui, è un ottimo cronoman, un ottimo scalatore, insomma è un corridore fatto e finito, il giovanissimo britannico. È indietro in classifica generale, perché Leo Hayter, il britannico, è 14esimo, ad un ritardo di 1 minuto e 33 secondi. Aia, però attenzione, è in ritardo Covili, anche lui sotto i 2 minuti il suo distacco, ma sicuramente non un cronometro che gli possa far guadagnare posizione in classifica. La bici da cronometro e questa particolare disciplina della sfida contro il tempo, o la ami o la odi, e se la ami hai dei benefici, anche perché alla fine abbiamo visto tanta salita, abbiamo visto tante difficoltà altimetriche, però oggi tappa breve, pianeggiante, ma si può fare tanta differenza come se fossimo sullo Stelvio, perché a cronometro si fa tanta differenza ormai, e quindi bisogna allenare il particolare. Qua vediamo la curva, Leo Hayter, addirittura forte. Mi ricordo l'anno scorso, giornata di pioggia in Romagna, Leo Hayter doveva partecipare a una gara Under 23 e il riscaldamento lo faceva con la bicicletta cronometro. Sì, guarda, è proprio nel tratto, è appena transitato Leo Hayter ai meno 9, e questi sono i 3,5 km di vento contrario, però avevi visto subito, ha aumentato la sua frequenza di pedalata, mossa molto intelligente.
Siamo a Carpi, questa è la campagna che circonda quella che è la seconda città per importanza della provincia di Modena, dopo il capoluogo proprio Modena, tra l'altro bellissima e storica la città di Carpi. Qua siamo con Grat della Jumbo Visma, squadra che non ha raccolto tantissimo, grande impegno, li abbiamo spesso visti là davanti nelle tappe. Attenzione, andiamo a vedere, perché è un buon tempo quello di Leo Eiter, non abbastanza per scalzare Rémi Cavagnà. Quarto tempo, appena fuori dal podio, 26 secondi. Allora ricordiamo, cari telespettatori, che il miglior tempo è stato fatto segnare dal campione, ex campione nazionale francese Rémi Cavagnà, il TGV di Clermont-Ferrand, che ha chiuso 22-12. Michael Epnur 22-30, Joel Sutter 22-37, Eiter 22-39, quarta posizione, quinta posizione per Josef Czerny, quindi Sodal Quickstep, che ha due corridori nei primi 5. Qua vediamo le difficoltà invece di Grat, corridore molto leggero, e quindi dicevamo non sarà un bene neanche per Domenico Pozzovivo, che è un buon cronoman, che in classifica generale non è messo malissimo, però queste forti raffiche di vento favoriscono i corridori sicuramente più pesanti. Pozzovivo a 43 secondi di ritardo. Quinta posizione, miglior italiano, ricordiamo, è Walter Calzoni, che tra l'altro è leader della classifica dei giovani. Il Camuno della provincia di Brescia a 28 secondi. Il problema è che Walter Calzoni non ha mai fatto una cronometro in vita sua, e questo è un bel problema. Direi di sì, anche perché non è una cronometro, Andrea, corta, è quasi 20 chilometri, e quando si avvicinano a questa distanza le prove contro il tempo cominciano a diventare prove impegnative da specialisti. Sta arrivando, tempo alto anche per Grat, chiude con 1:19:09, 19ª posizione, e quindi nulla cambia. Siamo in attesa adesso di vedere la partenza e assistere all'evoluzione dei migliori della generale. Ben Zwiehoff, tedesco della Bora Hansgrohe, eccolo impegnato nella sua prova, 12esimo questa mattina in classifica generale, corridore nulla, molto poco ha da chiedere da questa cronometro. Cronometro che si può dividere in due parti, la parte in uscita e in entrata da Carpi, con rettilinei inesistenti, tante curve continue, anche controcurve. C'è una S dopo il sottopasso nel finale a 3 km molto pericolosa, dove i corridori questa mattina che provavano il percorso prendevano proprio le misure quasi fossero piloti di rally. E poi c'è la parte invece nella campagna di Carpi, contraddistinta dai vigneti, qua è terra di Lambrusco, vigneti e anche gli alberi da frutto. E poi di nuovo la parte finale con queste curve. Andiamo a seguire un ragazzo sicuramente molto interessante, il campione europeo Under 23, Felix Engelhard. Prima vittoria professionista meno di 7 giorni fa in Italia, a Sesto Fiorentino, per sempre Alfredo. Con una bellissima volata del gruppo di una trentina di corridori che si sono giocati appunto quella corsa. Beh, comunque ne guadagna di posizioni, perché è una bella prova, sta sotto il minuto Ben Zwiehoff, quindi questa sera credo che avrà un ottimo risultato anche in classifica generale. Stare sotto il minuto con il tempo che ha fatto segnare Rémi Cavagnà è un gran tempo. Eh sì, e quindi può essere contento della sua prova il tedesco Zwiehoff. E qui andiamo a vedere Felix Engelhard, anche nelle volate alle spalle degli attaccanti si è sempre distinto in questa settimana internazionale di Coppio Bartali, ad esempio nel velodromo di Forlì è stato lui a regolare il gruppo dei primi inseguitori alle spalle del terzetto che si è giocata la vittoria di tappa, Ili, Pozzovivo, Padone. Poi sontuosa la volata di Engelhard a staccarsi dalle proprie ruote Mauro Schmidt, e qui siamo nel finale dove trova il ciotolato di Corso Cabassi, e per arrivare in Piazza dei Martiri e
allora si sceglie la parte centrale della carreggiata, già zona transennata per lui. Tra un po' si aprirà nella sua bellezza la Piazza dei Martiri. Eccolo che arriva l'ultima difficoltà, questa leggera curva a destra, il Castello dei Pio là a sinistra a dominare, rapporto troppo duro in uscita dalla curva, ha avuto un po' di paura nell'affrontare quest'ultima curva e allora deve rilanciare 1.28, pensavo meglio. Sì, lontano, lontanissimo da Rémy Cavagnà, con una media decisamente inferiore ai 50 km orari, quindi non ha fatto una grande prestazione. Tesfacion al via. Nathanael Tesfacion, corridore che è passato da Androni al Trek Segafredo quest'anno, parte, non sembra partire con un grande slancio, però magari è l'effetto visivo della telecamera. Noi cari telespettatori approfittiamo per prenderci qualche istante di pausa. Gentili signore e signori, ritorniamo con le immagini da Carpi, provincia di Modena, tappa conclusiva della settimana internazionale di Coppi e Bartali. Miglior tempo provvisoriamente fatto segnare da Rémy Cavagnà, il francese della Soudal Quick-Step ha fissato il cronometro 22:12. Devono ancora partire i migliori della generale con le telecamere. Stiamo seguendo la prova di Nathanael Tesfacion, Eritrea, la nazione emergente del ciclismo africano. Eritrea che ha regalato al continente africano la prima vittoria in una classica del nord l'anno scorso con Binyam Girmay. Eritrea che naturalmente, dato il passato coloniale italiano, ha sviluppato molto il ciclismo, proprio perché quelli erano gli anni d'oro del ciclismo con i grandi italiani, le cui gesta arrivavano fino alla nostra allora colonia eritrea, quindi da lì ha preso la passione degli eritrei per il ciclismo. E adesso, con la situazione nel paese che fortunatamente dopo una guerra durata tantissimi anni è migliorata, finalmente possono dedicarsi a qualcosa d'altro i ragazzi che invece fino a qualche anno fa dovevano fare un lunghissimo servizio militare perché c'era una guerra perenne. Intanto un altro ragazzo interessante, Stone Meat della Jumbo Visma, ha fatto anche lui una bella settimana internazionale di Coppe Bartali. Tesfacion che deve difendere la sua decima posizione in classifica generale. Non bene Natalino, così lo chiamavano i meccanici dell'Androni. Natalino 1.45, 46 di media. Andiamo a rivedere il suo arrivo. Corridore che è nato come velocista e poi ha compreso che comunque anche in salita si difende molto bene, secondo l'anno scorso in classifica generale all'Adriatica Ionica Race dietro il campione d'Italia Filippo Zana. Stone Mitted, adesso lo vediamo questa mattina. Il corridore della Jumbo Visma era con un ritardo di 1.19 in nona posizione della classifica generale. Leggero comunque per Stone Mitted. Beh, la Jumbo Visma si è presentata al via di questa corsa con tanti ragazzi giovani e un po' l'inesperienza del complesso l'abbiamo notata in un paio di circostanze dove sicuramente hanno commesso degli errori non in solitudine, perché anche altre squadre, anche la EF a un certo punto, soprattutto nella prima tappa, ha commesso qualche errore di troppo. A proposito di EF, Sean Quinn, eccolo, vinto una bella tappa a Longiano, poi il giorno dopo non ha tenuto, però tappa di prestigio quella del circuito di Longiano, tappa molto bella. Intanto seguiamo l'arrivo con un tempo molto alto di Johannes Stone Mitted e qua va a chiudere con 2.14. Male, perde posizione in classifica generale, lui che dicevamo era nella top 10 questa mattina. E qui vediamo pedalare Sean Quinn
Education First, che è stata protagonista insieme alla Soudal Quickstep, con la vittoria di Ben Healy, con la vittoria di Sean Quinn là davanti, sempre a battagliare, le ottime prove di Mark Padun. Sì, al pari della Soudal Quickstep, sicuramente la squadra che maggiormente si è messa in luce con la vittoria di due tappe e con anche la classifica generale da difendere, perché Shaw in classifica è secondo e Ben Healy è in sesta posizione. Quinn ottavo questa mattina in classifica generale con un ritardo di 1.17, rilevamento cronometrico sul percorso non gli attribuisce fino a questo momento una grandissima prova, staremo a vedere. Intanto qua può fare la massima velocità quando il cartello segna meno 14 km all'arrivo per il corridore dell'Education First. Dopo di lui è partito Mark Padun, che invece può fare qualcosa di interessante a cronometro, e come per incanto eccolo qui Mark Padun. Ricordiamo che sono partiti i corridori, i primi atleti a prendere il via, con un minuto tra un atleta e l'altro, mentre gli ultimi 50 corridori in classifica generale partono con due minuti di differenza. Settimo in generale, andiamo a vedere, ecco, confermato quanto dicevamo dei rilevamenti cronometrici all'inizio prova per Quinn, confermati anche alla fine, 1.18 di ritardo, quindi perde posizioni. Andiamo a rivedere, abbastanza curioso il digrignare dei denti con la lingua in mezzo ai denti, pericoloso sul ciotolato, mi permetto di dire. E qui Mark Padun, l'ucraino, che può far bene in questa prova a cronometro, lui che comunque è nella top 10, settimo, con un ritardo sotto il minuto rispetto a Mauro Schmidt. E a 28 secondi dal podio, perché lo dividono proprio 28 secondi dalla terza posizione del nostro Walter Calzoni. E quindi un Padun in corsa per un piazzamento di prestigio alla settimana internazionale di Coppi e Bartali, sinceramente inarrivabile mi sembra il tempo fatto segnare da Rémi Cavagna per gli atleti che devono ancora partire, 22 e 12. Sì, anche perché sono arrivati degli specialisti su tutti, Michael Hepburn, neppure lui è riuscito a scalzarlo, quasi 18 secondi di ritardo per l'australiano nei confronti del transalpino. E quindi 36, decisamente più lungo il rapporto usato da Padun dagli altri atleti che abbiamo visto fin qui in azione. Tipico di questo atleta, che aveva fatto vedere delle meraviglie, ha sempre un po' lottato con il peso in carriera. Attenzione, campione nazionale irlandese Ben Healy, corridore che ha dimostrato la sua forza nella tappa di Forlì, dove è andato a precedere il nostro Domenico Pozzovivo dopo un attacco a tre proprio con Mark Padun e con il nostro Highlander di Lucania. 44 secondi di ritardo per Ben Healy, 44 secondi vuol dire che sono solo 16 secondi di ritardo da Calzoni. Attenzione Padun. Allora al tempo di Mark Padun, settimo in generale questa mattina, sotto il minuto, ottima cronometro per lui, e guadagnerà posizioni e credo che sia al momento, prima dell'arrivo, provvisoriamente è in testa alla classifica generale in questo momento. Ma devono arrivare Schmidt, Shaw, sì, Calzoni, Brambilla. Ben Healy adesso in azione, stamattina ho fatto la ricognizione con lui, ha fatto un paio di progressioni proprio controvento e sinceramente mi ha impressionato, lui che è campione irlandese della specialità. Lo fa notare con i colori della bicicletta dipinti come la bandiera nazionale, comunque vedi grande dimestichezza, perché ha affrontato una situazione non semplice in maniera abbastanza sicura, meglio qui però decisamente più lineare la sua curva, poi subito in posizione. Vediamo proprio il profilo delle ruote anteriori, alto molto alto, sono 10 di profilo credo,
Marco. È più alto, sicuramente una scelta anche Pozzo Vivo, queste sono ruote da 60 da 70 con la ruota lenticolare posteriore e quindi fanno un po' fatica, lo vediamo quando arrivano le sventagliate, tendono a perdere linearità, però se si spingono a determinate velocità sono ruote che possono avere dei benefici. E tra l'altro poi con gli studi in Galleria del Vento si è scoperto che danno benefici anche a velocità inferiori a quelle che una volta si presumevano essere quelle necessarie, ovvero 50 all'ora. Tanto va, attenzione, attenzione a Benili, bellissima cronometro. Terzo del campione nazionale irlandese. Terzo, solo 18 secondi paga nei confronti del miglior tempo di Rémi Cavagnat. Allora, in classifica generale in questo momento è lui quello messo meglio, 22:31 il suo tempo, e Benili rimonta a posizioni e dovranno fare attenzione perché adesso sì. Calzoni e anche lo stesso Pozzo Vivo inquadrato qua dovranno andare forte, anche Gianluca Brambilla, perché sono lì. Haley era a 27 secondi dal terzo posto, lo dicevo poco fa, di Walter Calzoni, e con questa cronometro 27 secondi li può anche guadagnare. Eh sì, e sono, sai che adesso c'è il terzetto italiano, Pozzo Vivo, Brambilla e Calzoni. Allora, Pozzo Vivo è un ottimo cronome, ma stamattina diceva una cronometro peggiore per me non potrebbe esserci, perché questo fortissimo vento, tantissime curve, quindi non una grande voglia di star lì a pennellare le curve per il quarantenne Lucania, e qui non ci sta dando una grande impressione, no. Domenico Pozzo Vivo, a essere sinceri, in questa inquadratura, e lui stesso diceva non la miglior cronometro per me. Poi c'è Brambilla, che sicuramente non è un cronomen, e Calzoni è un punto di domanda, perché dicevamo proprio di cronomen non ne ha mai fatte, e purtroppo si arriva al professionismo anche con un bagaglio tecnico insufficiente per questi livelli. Gianluca Brambilla è anche lui ottimo scalatore, quarta posizione da difendere, quindi coi anche denti per lui. Allora, lui aveva da Ben Healy un vantaggio di soli 9 secondi, soli 9 secondi. Ben Healy ha fatto 22:31, quindi deve fare meglio di 22:40, e non è semplice fare meglio di 22:40 per rimanere davanti. Vediamo Domenico Pozzo Vivo se riesce, lui non riesce, no, è molto dietro, viene scavalcato da Ben Healy, quindi perde posizioni Domenico Pozzo Vivo in classifica generale. Anzi, allora, facendo una proiezione, Pozzo Vivo in questo momento in classifica generale è dietro anche a Leo Hayter e a Mark Padun, oltre che a Ben Healy, quindi ha perso posizione da questi tre. Andremo a vedere se ne guadagnerà nei confronti di Brambilla e di Calzoni e dei due che devono partire ancora, Shaw e Schmidt, perché tutto è possibile, quindi potrebbe guadagnare posizioni nei confronti dei quattro che devono ancora arrivare al traguardo. Eccolo, pressione. Molto pesante, sicuramente ce la sta mettendo tutta, ma non sta facendo una grande velocità, dalle immagini che vediamo il nostro Gianluca Brambilla, e soprattutto, ripeto, Ben Healy ha fatto qualcosa di straordinario, perché è in terza posizione con un tempo incredibile, a soli 18 secondi dal miglior tempo di Rémi Cavagnat, quindi ha veramente la possibilità di scalzarli i nostri italiani in classifica generale. Vedremo. Tanto Calzoni, per rimanere davanti a Healy e difendere quindi il podio da generale, deve fare 22:55, e Brambilla abbiamo detto di 22:40. Sarebbero dei gran tempi. No, niente. Quindi Brambilla perde, e quindi già dopo Pozzo Vivo che perde posizione in confronto di Healy, anche Brambilla perde posizione, ne perde tante, cioè, un tempo molto alto. 24, oltre i 24 minuti. Quindi niente, quindi in questo momento Healy, Padun, Hayter e poi Pozzo Vivo, addirittura Brambilla è dietro anche a Zioff, a Quinn, e quindi ha perso tante posizioni. Walter Calzoni, andiamo a vedere. Allora, è un'incognita totale questo ragazzo, però vediamo, sta il massimo impegno che sta approfondendo su quei pedali.
grande inizio di stagione per l'atleta inquadrato quest'anno, veramente un gran inizio di stagione. Sta spingendo un lungo rapporto adesso, però frequenza di pedalata non bellissima, quindi andremo a vedere. È un esercizio comunque la cronometro che va allenato. Attenzione, qui abbiamo il secondo in generale, James Shaw, e qui è 14 secondi di ritardo nei confronti di Mauro Schmid. Andremo a vedere come finirà il duello. Anche qui è un duello serrato, perché 14 secondi in 18 km e 600 metri possono essere niente, quindi che rischio. Canzone che ha preso. Tempo alto, ha dato tutto, però tempo altissimo, e anche lui perde oltre posizioni. 24. Sì, perde posizioni, quindi niente, scavalcato anche per quanto riguarda la maglia di miglior giovane, che credo a questo punto sarà di Ben Healy, che in questo momento, quando devono arrivare al traguardo Shaw e Schmid, è primo in generale la proiezione, naturalmente, perché di quelli in classifica generale adesso con la somma dei tempi è primo davanti a Padun con Eiter, Pozzovivo, Zioff, Quinn, Calzoni e molto indietro. E attenzione, perché anche Padune e Eiter hanno fatto una sì, gran infatti bella guarda, adesso la proiezione da che alle spalle di Healy c'è Padune, se non dovessero arrivare al traguardo, cosa che non accadrà, se non dovessero arrivare al traguardo, l'inquadrato Shaw e Schmid, la coppia Bartali avrebbe il podio, Healy, Padune e Eiter, ma naturalmente arriveranno al traguardo James Shaw e Mauro Schmid, il duello finale, 14 secondi, dividono il corridore dell'Education First dal corridore della Soudal Quick Step. Soudal Quick Step che ha sempre detenuto la maglia della generale, prima Rémi Cavagna, poi Mauro Schmid. Eccolo inquadrato, eccolo Mauro Schmid che sta affrontando questo cronometro. Lui viene dalla pista, si è rivelato, abbiamo detto, giovanissimo, con una vittoria in un grande giro, Giro d'Italia, tra l'altro in una tappa dal significato alto, era quella delle strade bianche, quella di Montalcino. Sì, a metà percorso però 4 secondi guadagnava Schmid nei confronti del suo diretto avversario James Shaw. Eccolo James Shaw, andiamo a fissare il suo tempo per poi andare a capire se ci sarà una possibilità. Comunque una buona cronometro, 43 e 04, nono tempo per James Shaw, 22 e 55, quindi 22.55, 23 e 15, 20, anzi meno di 23 e 15, 23 e 10, ultimo chilometro, ma è già in vantaggio. Se comunque sta sotto i 23 la coppia Bartali è del corridore elvetico Mauro Schmid, 23.09, ecco, ho completato i miei calcoli, 23.09, deve stare sotto 23.09, la proiezione lo rassicura, la proiezione lo rassicura quando manca un chilometro al termine delle curve, il ciotolato, poi Piazza dei Martiri, Corso Cavassi, Piazza dei, Corso Vanti e Piazza dei Martiri per il finale di Mauro Schmid, che certo, è sempre stato in controllo in questa settimana internazionale di Coppio Bartali. Sì, è stato bravo anche in un paio di circostanze dove la squadra aveva già lavorato molto, la sua squadra, e si è trovato a gestire una situazione non facile, l'ha fatta con padronanza e con molta determinazione e personalità. Eccole gli ultimi metri di questa settimana internazionale di Coppio Bartali. Ultimo corridore a tagliare il traguardo sarà Mauro Schmid, e sarà anche il corridore che entrerà nell'albo d'oro della settimana internazionale di Coppie Bartali. Gran tempo per Mauro Schmid, addirittura dovrebbe arrivare davanti a Shaw, sì, sì, davanti a Shaw, e quindi Piazza dei Martiri va a conquistarsi la settimana internazionale di Coppie Bartali, ma la frazione rimane comunque in casa. Rémi Cavagna, vincitore di tappa, Mauro Schmid dalla Svizzera è il corridore che ha vinto la settimana internazionale Coppie Bartali. Ecco l'ordine d'arrivo: Cavagna, Ebun Ben Healy, nessuna bandierina italiana, è stata una caporetto per l'Italia, avevamo tre corridori messi benissimo
e tutti e tre invece hanno perso posizioni dopo questa prova cronometrica. Dovrebbe arrivare la grafica della generale. Ecco Schmid, Shaw, Ili, Padun, Eiter, il migliore italiano un quarantenne, Domenico Pozzovivo è un Highlander. Bravo comunque Walter Calzoni, merita un applauso. E in decima posizione un altro veterano del nostro ciclismo come Gianluca Brambilla. Quindi la nota positiva per l'Italia è sicuramente Walter Calzoni. Abbiamo detto che era un'incognita per lui la cronometro, ci può lavorare, ci deve lavorare, ma ha dimostrato di avere motore il ragazzo di Sellero. Per il resto rimangono le perplessità. Intanto appassionati giovanissimi al ciclismo qui a Carpi. E qui Ili con il corridore Michael Hepburn. Questa è la classifica di tappa. Questa è la classifica di tappa. E arriva Rémi Cavagna, il TGV di Clermont-Ferrand. Rémi Cavagna, lui che aveva quasi battuto Ganna a Milano al Giro d'Italia, poi sbagliò la curva in Piazza San Babila, si è schiantato contro le transenne. Grandi qualità per Rémi Cavagna, soddisfatto, seconda tappa vinta per lui, 5 tappe in totale questa settimana internazionale di Coppa di Bartali. Adesso va a stappare il prosecco per festeggiare questa frazione vinta. E quindi bella giornata per la squadra di Lefebvre, per il direttore sportivo Davide Bramati. E qui invece è cambiato il Show al posto di Hepburn e Schmid al posto di Cavagna, perché questa è la classifica generale. Ora Mauro Amici con soddisfazione può andare a premiare un altro giovane talento che va a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro della settimana internazionale di Coppi e Bartali. Lo svizzero Mauro Schmid va a vestire la maglia di leader della generale dopo che l'ha portata fin dalla seconda tappa con grande tranquillità e grande controllo. Sì, meritatissima questa maglia, ha vinto questa settimana internazionale in Coppa Bartali in maniera decisa, ha convinto e, come dicevamo poco fa, sottolineavamo poco fa, anche con grande personalità, anche in occasione della tappa di ieri, tutt'altro che facile da controllare, insomma, è uscito lui in prima persona dimostrando ancora una volta che spessissimo la tattica migliore quando si hanno le gambe non è quella di difendersi ma di attaccare. E qui brindisi finale, tra l'altro il ciclismo che non si ferma, domani Gran Premio all'Arciano, potrete seguirlo in diretta televisiva. Questa è la maglia del Challenge Emilia Romagna per Mauro Schmid, che è in testa alla particolare classifica che si chiuderà con il Giro dell'Emilia. Il pieno di proteine e grassi c'è, assicurato con la mortadella gigante, e quindi per la gioia del personale, perché credo che forse una fettina gli viene concessa, ma non di più, ai corridori. E quindi Mauro Schmid, che ormai in questi giorni si è allenato a stappare le bottiglie di prosecco sul podio della settimana internazionale Coppi e Bartali, quindi miglior italiano Domenico Pozzovivo, sesto. Andiamo a rileggere la classifica generale. Tanto Guerin, Alexis Guerin della Bingol, protagonista ieri, va a vestire la maglia. Due vittorie di tappa per Education Plus, due vittorie di tappa per la Soda Quick Step, una vittoria di tappa per la Bingol. Mauro Schmid vince la generale con 16 secondi di vantaggio su James Shaw, Gran Bretagna, e 22 secondi su Ben Healy, Irlanda, con l'Education First, Easy Post, che va a posizionare tre corridori nei primi quattro, secondo, terzo e quarto Mark Padun, quinto Leo Eiter, il primo della Ineos Grenadier con un ritardo di 1.19, Domenico Pozzovivo ha chiuso con 1.35, Ben Zioff ha recuperato tante posizioni, il tedesco 1.52, settima posizione, Sean Quinn ottavo a 1.55, Calzoni nono, rimane comunque la top 10 a 1.57, chiude Gianluca Brambilla a 2.10. Questa è la top 10, questa è la foto finale della settimana internazionale di Coppi e Bartali con Marco Saligari. Appuntamento a domani per il Gran Premio Larciano in diretta. Grazie da Andrea De Luca a tutti voi che ci avete seguito, e con Mauro Schmid sul podio, leader della generale, vincitore della settimana internazionale di Coppi e Bartali, un saluto a tutti voi.